Come edificare una pace duratura oggi? Nel tema del messaggio per la giornata della pace, il Papa ha individuato tre contesti estremamente attuali su cui riflettere e agire. Da qui il titolo Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni, strumenti per edificare una pace duratura. Il Papa Francesco dice: dobbiamo essere artigiani della pace, artigiani. L'artigiano è colui che nel suo mestiere mette passione e arriva addirittura a trasformarlo in arte. C'è un'arte nel costruire la pace, c'è una passione nel costruire la pace. E in questo dobbiamo sentire che c'è come un invito personale. C'è una differenza tra l'industria e l'artigiano. E sempre nel suo discorso Papa Francesco distingue tra quella che lui chiama un'architettura della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e un artigianato della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Così ognuno di noi che è qui questa mattina dovrebbe interrogarsi, a cominciare da me, dovremmo chiederci: ma io sono un artigiano della pace? Lì dove mi trovo, nell'ambiente in cui sono, costruisco la pace. La pace del mondo deriva da questa capacità che